Graziella Cordone presenta i suoi candidati al Comune di Teramo e lo fa tra le polemiche per una sala consiliare non concessa ed un sondaggio falso, quello reso pubblico da Forza Italia Teramo, rappresentato dal sindaco uscente e ricandidato Maurizio Brucchi, che lo rappresenta in quanto segretario provinciale dello stesso partito. La Cordone invita i cittadini a riflettere sull'arroganza del potere. La Giunta aveva deliberato che la presentazione dei candidati doveva svolgersi nei locali di Santa Maria Abitetto. Per il candidato sindaco Cordone il diritto non può essere confuso con un uso clientelare della cosa pubblica o con l'elemosina. Ora, innanzitutto presento la mia bella squadra che prima di essere candidati sono amici, di conseguenza eccoli che candidati sono persone normali, comuni, che vivono di problemi comuni e che vivono la loro città. Abbiamo chiesto la sala consiliare e non ci è stata concessa, hanno fatto una delibera di giunta e ci veniva concessa Santa Maria Abitetto. Allora a questo punto abbiamo preferito un privato e far girare l'economia. Voi siete molto critici anche nei confronti del sondaggio che è stato reso pubblico qualche giorno fa da Forza Italia. Sì, il sondaggio è un sondaggio tristissimo perché comunque intervistare 1000 persone e su queste 1000, su una popolazione di 56.000 persone, telefonarne a 5.000 e avere solo 1000 risposte, insomma, penso che si commenti da solo. Noi ce la giochiamo fino al 25 maggio, vediamo che accade e poi insomma dentro l'urna e il teramano deciderà cosa vuole fare. Comunque ha una possibilità di scelta vasta e la possibilità di cambiare Teramo. Ti aspettavi una campagna elettorale così a Teramo? Lo pensavo che fosse così, ma questa è una campagna brutta, veramente una campagna brutta perché i poteri forti o comunque insomma hanno paura di lasciare il potere e di lasciare questa egemonia. Noi però vogliamo cambiare Teramo. Ti ricandideresti una seconda volta? Sì, con loro sì.